eravamo arrivati qui, vi stavo mostrando l'orrore di queste ambientazioni e ormai dobbiamo andare avanti. Dico ormai perché adesso cominciano ad arrivare i mostroni, gli alieni, la paura vera, quello che a me spaventava di più da ragazzino, che non è tanto una paura, è che continuavo a morire. Quindi sapevo che arrivavo lì, checkpoint, sì, l'avrò rifatto mille volte, tra cui una paura, i meteoriti. Sono i 30, direi che andiamo avanti all'obitorio, solo personale medico autorizzato. Siamo bene, iniziamo. Registro scientifico, ufficiale scientifico dottor Kain. I problemi alla colonia mi preoccupano. Sono certo che siano in qualche modo connessi alla scoperta del marchio, ma non so esattamente in che modo. Quasi il 40% dei coloni presenta una forma indemnizza. I sintomi evidenti sono depressione acuta, insonnia e allucinazioni. La frequenza di episodi di violenza e persino omicidi indica anche grave paranoia. Il dottor Mercer vuole che io porti a bordo dei contagiati per esaminarli. Il dottor Welland, lo psichiatra della colonia, ha segnalato che le sue analisi sono state infruttuose. Non so se posso fidarmi del dottor Mercer, ma ho bisogno della sua esperienza. Ci servono soluzioni e ci servono subito. Cercavo di farvelo ascoltare perché oltre a essere bravo Dario Argento, bravo come regista, meno come doppiatore, però lodevole secondo me l'esperimento e l'omaggio che ha voluto fare, e cercavo di farvi ascoltare il fatto che il 40% della popolazione infettato da questo marchio, paranoia, follia, è tutto un inizio. Stesserini non ci mollano gli Stesserini qui, ce li portiamo dietro ormai fino alla fine. Ci sono anche gli esseroni, quindi è forse un essere nell'obitorio. Inizia a ricordare qualcosa, Ecco, tipo questo è mezzo nuovo. Dai. Molto all'aria. Arriva. Ma questo lo ammazziamo subito, perché come avete visto è tutto. Finito, fantastico. Mina Isaac, mina come se non ci fosse domani. Bravo qui. Rianimato. Il bacino. Prenditi il bacio del dissennatore, sto a morire. Oh, non ho nessuna carica. Isaac, morto spacciato, cioè è la fine di Darth Maul, quindi non è detto che sia morto, potrebbe tornare. Vieni caro, vedo che il freddo ti scaldo un po'. Ce l'ha fatta comunque, no, ricordavo bene, non voglio un cazzo. È molto la cosa, Sì, però... Mollalo! È ancora vivo? No. È andato, ce l'abbiamo fatta, bravi ragazzi. Mi sembrano a posto, grazie a Dio. Accedo adesso al registro del capitano. Dirigiti alla stazione di trasporto, ci risentiremo là. Voglio scoprire che cosa diavolo è successo a questa nave. Emilio, l'audio di gioco è un tantino alto. Abbasso subito, grazie Drampot. Perché effettivamente io non mi rendo conto voi come sentite la mia voce o come tutto il resto. Poi appena escono i mostri sarà di nuovo un macello che sale con i necromorfi. Che una bellezza. Ecco, ora com'è che lo sentite, ad esempio? Normale, bene. Perché quando arrivano ste bestie... Perché storicamente calpestato, teoricamente. Isaac non lo becca mai. Sarà ancora vivo, dite? No, torniamo alla postazione. Isaac, uno di loro è riuscito a raggiungere la postazione del capitano. L'ho bloccato in una capsula danneggiata. Sto disattivando il blocco esecutivo. Ho trovato i registri.
Qualsiasi cosa stia succedendo qui è arrivata dal pianeta in seguito alle trivellazioni. Si è diffusa nella colonia ed è arrivata alla nave. Non è un'infezione. È una forma di vita aliena. Merda, altri problemi in arrivo. I motori della nave sono spenti, l'orbita decade. Raggiungi subito il ponte tecnico. Io intanto resto qui e cerco di capire che succede. Non sono esperimenti fatti sulla nave. Qualcosa sul pianeta portato sulla nave ha causato tutto il resto. Qualcosa che sappiamo essere il marchio. Sperimentiamo, esatto Diego. Si può solo durante le dirette, ragazzi, in questo caso con audio ci sperimenta un po' e poi il vostro feedback è la cosa migliore che ci possa essere. Ma andiamo anche al negozietto, che mi vende di buono? Ciao Bedua, grazie mille per il sesto mese. Complimenti e grazie veramente tanto. Torniamo indietro con la metropolitana. Immaginate quanto è grande questa nave, come vedete la Ishimura, per muoversi con questi mezzi di trasporto, per l'appunto metropolitana. Terapia intensiva, che era questo. Completato, quindi capitolo 2 finito e passiamo al terzo. Correzione di rotta, eccolo qui, vedete il ponte scientifico dove eravamo, c'era il ponte di volo e adesso più o meno arriviamo nella zona motori, quindi lì dovrebbe esserci poi in realtà anche proprio dove si guida, dove si pilota, la cabina di pilotaggio. Più la cabina è la sorta di... I problemi sono due, il tempo stringe. Primo, i propulsori sono a secco. Secondo, la centrifuga gravitazionale è spenta, cioè un paio di trilioni di tonnellate di roccia ci tirano giù. Devi riattivare quella centrifuga, rifornire il propulsore principale e azionarlo, così potrò stabilizzare l'orbita. Siamo nei guai, questo è riassunto. Siamo nei guai, ha parlato già dei detriti che poi dovrò far fuori. Questi sono per l'appunto le metropolitane. È una metropolitana in questa stazione spaziale. Pubblicità. Alcune hanno riferimenti a livello di lore, ma se ne parlerà soprattutto proseguendo col secondo gioco, più che per il primo. Il terzo lo ricordo poco e non sono sicuro di averlo finito, perché effettivamente quando giocheremo alla fine del 2 vi saprò dire se ho dei ricordi vaghi o altro. Qui c'è la sala comando che sono messi di un male. Era stanco morto, non si è più svegliato. L'importante è che rimanga così, perché se poi si inizia a alzare, a muoversi, a gridare, peggio. Queste sono bibite, è tipo un distributore di lattina, la Sun. Registro personale, ufficiale tecnico Jacob Temple. Sono passati 2 giorni da quando hanno perforato quel pianeta, dalla morte del capitano. Il panico, le rivolte, non erano nulla visto quello che è successo dopo. I nostri amici, i colleghi hanno iniziato a tornare, cambiati, a tornare per ucciderci, per portarci via. Racker è sparito stamattina e sono sicuro che ormai sia morto. I miei uomini iniziano a cedere. Sto cercando di tenerli sotto controllo, ma ora ho problemi più gravi. Stiamo perdendo carburante, il propulsore primario quasi non regge più. Danvers e io cercheremo di raggiungere il deposito carburante per le riparazioni. Tempo, chiudo. Qui vedete che il pianeta su cui c'erano per appunto gli schiavi, ci sono tutte scritte le cose orbitali, i meteoriti, i miei nemici top, e quindi abbiamo sentito che tornavano da questo pianeta, tornavano mutati e volendo uccidere tutti quanti, quindi era un po' provato. Ho un brutto ricordo di una porta simile, ma non sono certo che sia quella, quindi per ora ancora lascio il dubbio a quella porta, potrebbe essere ancora benevola. Loda il sole, bevi il sole, esatto Alcop. Hello Ver, benvenuto. Potrebbe essere un riferimento al saluto di Soler. La bibita Soler, ma... tu. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo e... ah, esatto. Bravo. Voleva fare il furbo, ci ha provato. Mi sono avvicinato, quasi mi pappa al piede, se lo ingoia tutto. Ah, stavo per dirvi ragazzi, qui c'è un po' di gente che si è appesa via, erano solo vesti. Cosa diavolo sta succedendo qui? Anderson, è impazzito, ci sta stappando i denti. Anderson, per l'amor di Dio. Oddio, è morto. Calma, è vivo.
Però ha sbattuto violentemente contro quella porta. Merda! Ma perché ha fatto una cosa del genere? Non capisco! Cioè, voi pensate, questo si è strappato i denti, cioè, a parte il dolore. Cioè, la scena raccapricciante, c'è una scena, non ricordo il film adesso, che c'è proprio, tu lo vedi, gli aprono i denti, gli trapano i denti. Per me quella scena lì è stata una delle ultime che ho visto di recente che mi ha veramente lasciato perplesso. Quindi qui immaginare questo che si strappi i denti è ancora peggio. Ma ecco qui, infatti, mi hanno nascosto la plasma i furbi pensando che non l'avrei viste. Registro di ponte, Ello, marinaio scelto. Non so che cosa stia accadendo. Qualcuno ha detto che la nave è stata attaccata, ma chi mai potrebbe colpirci qua fuori, voglio dire? Prima muore il capitano, ora subiamo un attacco. Karmark dice che è stato qualcuno del personale del ponte a ucciderlo, ma non riesco a crederci. Ora siamo nel caos più totale, non riesco a raggiungere il ponte, non riesco a contattare nessuno. Tutti scappano, vogliono andarsene da qui e io farei meglio unirmi a loro. E infatti abbiamo la sua immagine con evacuate quest'area immediatamente. Ho un nodo, no? O ricordo male? Potenzio questa che con due nodi mi faccio sia la ricarica che la velocità di sparo, così la lama al plasma diventa più efficiente. Buongiorno, sono venuto a fare un controllino dei danni, sono l'ingegnere Isaac, va tutto bene qui? Queste luci soffuse, questa nebbia, la V-Fog di Carpenter, direi che è tutto ottimo. A parte gli scherzi, facciamo un girettino per assicurarci. No, il bambino. Era lui, vero? No, non sei più un bambino, è arrivata la mamma. Ok. Eri da solo? Controllate sempre, ragazzi, se giocate questo gioco, perché di avere vie di fuga e che nessuno arrivi alle spalle, quindi un occhio in più è sempre utile. Infatti, vedete, cerco sempre di stare un po' negli angolini, lontano da loro, che si sa mai. Ma io l'ho visto il piccolo, scusate. Me lo sono immaginato, la mia fobia per il piccolo è così forte che è tipo caccia agli Ewok. Mi spavento. Necessaria arma cinetica. Eccolo. Ho l'arma cinetica. Dove mi porta? Forse era meglio salire? Non ne ho quale idea. Che bella ambientazione, rassicurante. Proprio clima da estate, no? Sai quando vuoi andare in vacanza? Vai in un luogo del genere, stamattina qualcuno parlava di Silent Hill. Non è molto diverso ora il clima, solo che nello spazio. The Mist. Ecco, The Mist anche, bellissimo il film The Mist. No, purtroppo. Oh, scusate, per non leggerlo. Purtroppo, per gli abbonati, Battlefront non è crossplay. Quindi Battlefront su. No, Isaac, hai finito. Hai finito la stasi. È vivo? Ora è morto. E non c'è il crossplay di Battlefront 2, quindi solo chi gioca da computer. Mentre a Squadron c'è il crossplay, chi gioca da computer, chi gioca da Xbox, chi gioca da Play 4 può giocare, perché Squadron è l'unico che supporta il multipiattaforma. Battlefront 2 è purtroppo solo per computer, ahimè. Mi dice torna indietro che eri più sicuro là. Hai ragione, Isaac. Non dovevamo lasciarlo in vita. Non dovevamo lasciarlo in vita. Piantala, Denver, sposta ora. Registro tecnico, parla Temple. Qualcuno ha interrotto il flusso di carburante al propulsore primario, danneggiando anche le valvole. Devono essere riparate perché io possa riattivarle e resta poco tempo per farlo. Con il propulsore non attivo, il decadimento dell'orbita inizierà tra 10 ore. Non riesco a capire che sia stato. Se è qualcuno di quei bastardi di unitologi, li ammazzo. Anderson ha detto che stavano arrivando. Non dovevamo lasciarlo in vita. Taci, Danvers, e aiutami con gli attrezzi. Temple, chiudo. Innanzitutto grazie mille al Sovalo che ha regalato 5 abbonamenti, quindi benvenuti tutti gli altri nuovi abbonati, vi aspetto nel gruppo Telegram. Grazie mille al Sovalo e benvenuto a Ore di Orrore. Ciao a te, ho portato questo gioco che ricorda un po' effettivamente quello che abbiamo parlato di Carpenter, che Carpenter, come ho detto, adora questo gioco e vuole portarlo, quindi eccoci un po' nell'orrore spaziale.
andiamo avanti quindi con questa missione con più abbonati che mi stanno vicino, mi proteggono. Abbiamo anche della nostra ora di orrore, Alessio, che quindi mi sento ancora più sicuro, ormai sono in una botte di ferro. Abbasso la leva. Sequenza di rifornimento attivata. Ah, ok, perfetto. Cercavo di capire che cosa sto facendo nel frattempo. Vediamo un po'. Si è bloccato. Oh, meglio così. Rifornimento, quindi penso che sia il carburante che mi hanno chiesto. No, non diretto. Due bambini. Ok. Un terzo. Avete fatto... No! Avete fatto un parte. Diciamo che le munizie non sono uno che le tiene più di tanto. E carica, vai Isaac, carica tutto ciò che hai, che quando il gioco si fa... Oh, mi molli! Quando il gioco si fa duro, Isaac comincia a giocare. Torniamo indietro, ascensore. Nel frattempo voi scrivetemi che io intanto leggo. Sequenza di rifornimento attivata, combustibile sufficiente per l'accensione del propulsore principale. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, Isaac, funziona. Il carburante c'è, è soltanto un quarto, ma basterà ripristinare l'orbita quando attiverai il motore. Attendiamolo. Falso allarme. Credevo di aver visto qualcosa. Beato te, io l'allarme ce l'ho davvero. È tornato. Ah, ma io ero lì prima. Mi fa lo shortcut? Ho solo 10 colpi tra l'altro, poi è finito. No, non fa lo shortcut. Ah, è comunque qui lo shortcut, va bene. Quindi lo apro io ugualmente, andiamo di là. Lanciafiamme, usiamo il lanciafiamme. Fa più da film horror, no? Che arrivi e bruci tutto ciò che hai davanti. Ragazzi! No, è a scarico. Sono a casa! Eccovi qui! Bruciate! Bruciate! Ancora vivo! Sono tosti, i necromorfi. Sono Temple, ora anche la centrifuga è offline. Abbiamo 4 miliardi di tonnellate di roccia appesa al culo. Senza la centrifuga bilanciare la nave, i legami gravitazionali ci spingeranno contro la colonia. Sto andando sul posto per vedere se posso ripararla. Perfetto, grazie mille Ora di Orrore per la conferma e anche Riccardo. Così sentite tutto. E intanto sentiamo anche che questi detriti sono sempre più vicini. Quindi sempre più vicini a quel momento in cui tu siedi piazzato su questa poltrona, perché è una poltrona d'artiglieria, e tu spari i detriti spaziali. Penso che sia uno dei livelli peggiori che io abbia mai fatto. Sequenza di decontaminazione attivata. Attende. Io attendo. Ma quando si chiudono così... Ho imparato da questi tipi di videogiochi che c'è sempre. Eccoli là, infatti. Apri. Qualcuno mi apra. Aperto? Bravo, grazie che hai aperto, così me ne vado. È solo. Ah, ma... Ah, lui ha aperto. Io non posso andare di lì, non ti ho visto. No, il bacino. Prendi. Questo amore che provano per me non è ricambiato. Dove sei? Ah, no, è quello che odio. Bloccato. Via la coda. Via le zampe. Oh. Contaminazione, finisce o no? Non sono contaminato, sono loro contaminati.
Sequenza di decontaminazione completata. Grazie mille. Grazie per l'attesa. Di niente, guarda, è stato bellissimo. Però me ne vado.